Questo programma è offerto da. Buonasera, buonasera e benvenuti all'ennesimo appuntamento con Per Sempre Napoli, la trasmissione di Versamente Obiettiva. Sono un po' titubante perché le buone notizie arrivano dal campo, le notizie che sono arrivate dal mercato sono state terribili secondo me. Poi dopo ne parliamo insieme. Però vediamo come fare per tenere una trasmissione un po' su, perché in questo momento, nonostante il primo posto in classifica, ci sarebbe da essere un po' depressi. Vedremo cosa ne dicono gli ospiti. Ciao professore Gianni Borrelli, ormai sei padrone di casa qui. Buonasera a tutti. È tornato a trovarci Francesco Infranca. Buonasera a voi. Si è messo il vestitino buono per un matrimonio, per un funerale. Per dare in faccia, come direbbero a Bolzano. E allora, credo che l'argomento del giorno sia inevitabilmente il mercato, è la cosa più fresca. Come l'avete vissuto, Gianni? Allora, vorrei fare un distinguo. Il fatto non sia arrivato nessuno, Trapolitano, Verde, insomma anche lo stesso ragazzino lì, olandese, non mi spaventa molto, nel senso che non mi preoccupo dell'impatto tecnico che da questo ne ricaverà la squadra, perché non cambierà molto quello che il Napoli farà in questi prossimi mesi. Forse lo farà ancora più agguerrito, conscio del fatto che bisogna fare gruppo e tirar fuori dalle proprie forze l'anima che deve vincere qualcosa quest'anno. Però, come avviene nello sport, se la squadra del Napoli, quella extra campo, quella la societaria, team manageriale, si è dato un obiettivo e sotto gli occhi di tutti l'obiettivo non è stato raggiunto. Quindi in questa partita particolare... Tu credi che non sia stato raggiunto? No, io darei una... Se questi erano gli obiettivi, i dati di fatto è che non sono stati raggiunti. Io darei un voto basso a questo gennaio del calcio Napoli in termini manageriali. Questo non toglie la stima a chi fa parte di questa squadra e di questa società, però come noi critichiamo Mertens se sbaglia una partita o Caglie-Con piuttosto che Insigne, va detto che Giuntoli in questa partita del calciomercato insieme al presidente hanno fatto una partita sbagliata, hanno toppato una gara, no? Quindi il voto in pagione è molto basso. Quanto poi questo incide sul campionato non lo so, però sicuramente una cosa devo dire. E lo devo dire citando anche Allodi, no? Allodi diceva che per vincere qualcosa bisogna avere una grande tifoseria, penso che ci sia a Napoli, una grande squadra in campo e una grande società. Noi abbiamo questo triangolo su cui si poggia questo ripiano, che per far mantenere un tavolo bisogna avere tre piedi. Una cosa proprio voglio dire ai miei amici tifosi, che come me vanno allo stadio da tanti anni, e anche chi segue il calcio Napoli lontano dagli stadi. Noi non dobbiamo giustificare, cioè criticare quello che ha fatto la società a gennaio, è un fatto oggettivo. Poi l'amore per la squadra non si tocca. Però se vogliamo vincere, l'agonismo va portato anche fuori dal campo. Cioè il tifoso, la società deve essere agguerrita, deve scendere nel lagone e giocarsi le partite importanti, come per esempio catturare un giocatore che si vuole. Se poi Politano non si voleva, ok, e quindi si risponde anche a te. Ma è importante che gli obiettivi vengano colti. Marotta non ha fatto niente di male, ha fatto solo una cosa
non grave, giusta, ha tutelato gli interessi della Juve. Diciamo che ha mandato a comprare un po' di pepe e sale ai nostri dirigenti. Questo mi è dispiaciuto perché da scugnizzo napoletano, quale io mi ritengo di essere, insieme a voi credo di condividere questo concetto, mi dà molto fastidio essere preso per i fondelli da chiunque al mondo incappi nella mia persona. E quindi questa cosa mi ha dato un po' fastidio. Ecco, perdere un obiettivo perché non lo si vuole, perché non ci interessa, ok, ma farsi giocare un po' dagli altri non mi è piaciuto. Quindi complimenti a Marotta perché ha tutelato il suo interesse, ha fatto bene per la Juve e ha fatto una cosa lecita, non ha toccato le regole del calcio, ha fatto una cosa da figlio di buona donna, ecco, se vogliamo dirla in termini proprio napoletani. Il Napoli si è fatto fregare, liberato, ascolta un attimo, chi perde un portafoglio è pollo, bravo è colui che lo trova e trova il suo proprietario, una cosa nobile, ma comunque rimane pollo chi l'ha perso, chi se l'è fatto rubare. Il Napoli ha perso un portafoglio e chi l'ha trovato non l'ha restituito, però rimane il fatto che siamo stati un po' polli. Francesco. Io prima Perché di riso? Perché sono soffermare polli? la propria indagine, la propria attenzione sulle vicende proprie del calciomercato del Napoli, dunque i mancati acquisti, se siano essi stati voluti piuttosto che osteggiati barra oltraggiati da altri dirigenti, vorrei fare una premessa di carattere generale. Trovo estremamente triste, da tifoso del Napoli, da addetto ai lavori, quello che ha raggiunto l'acme ieri dopo le 23 e un minuto, ma che è un comune denominatore di tutta la gestione del presidente De Laurentiis. Cioè, Pappone caccia i soldi, De Tirchiensis, non va bene. Non va bene, secondo me, personalmente per due motivi. In primo luogo, perché se c'è un Pappone, c'è una donna di malaffare. In questo caso la donna di malaffare siamo noi tifosi, io non credo. I tifosi del Napoli potrebbero avere tantissime lacune. Sicuramente l'amore per la squadra, per la società, per coloro che lo rappresentano con la maglia o seduto in tribuna con le quote societarie non è mai mancato. Non è mancato per Naldi, non è mancato per Corbelli, non è mancato per il Ferlaino, quello con pochi soldi e poco potere politico alle spalle. Non è mancato neanche con De Laurentiis. Dunque, che in tanti siano usciti facendo i leoni da tastiera ieri dopo le 23:01, attaccando con termini onestamente poco puliti il buon De Laurentiis, mi fa male come tifoso e mi fa male un'altra cosa, mi fa male il fatto che a Napoli c'è un vecchio detto, un adagio, un aforisma che dice si rispetta il cane per il padrone. Nel rapporto tra De Laurentiis, la squadra e i tifosi, il padrone del Napoli assume la figura del cane nell'aforisma. Non fosse altro che il presidente, colui il quale che detiene le quote di maggioranza della squadra per la quale noi siamo tifosi o per la quale noi facciamo opinione, non dico che lo dovremmo amare, perché l'amore si alimenta con l'amore reciproco, con l'amore della controparte, dunque con comportamenti quotidiani tesi come dire, a supportare l'affetto, ma almeno sopportarlo. Non mi è piaciuto, devo essere franco con te. Se poi vogliamo parlare di acquisti o di mancati acquisti, credo che bisogna anche in questo caso analizzare il mercato del Napoli da due angoli visuali. Ci sono state delle nefandezze barra lacune da parte di colui il quale fa il mercato per il Napoli. Ne abbiamo parlato a telecamere spente. Magari sono nefandezze tipo fumo negli occhi, magari sono state volute determinate operazioni o determinate omissioni, però è anche vero che il Napoli ha delle grosse difficoltà di interazione. Quando il presidente del massimo organismo calcistico sottolinea, urla, che in Italia c'è una situazione anomala, una situazione per effetto del quale una società detiene il pacchetto i diritti, cioè i contratti di 103 giocatori e tanti non sono 22enni, 21enni, 23enni, cioè coloro i quali escono dal suo settore giovanile e hanno il quinquennale, che poi magari tu rinnovi perché è un giocatore di prospettiva. Se tu su 103 giocatori tanti sono trentenni, vuol dire che tu stai cercando di fare business attraverso la contrattualistica, ma stai cercando, piazzando i giocatori nelle squadre che non sono necessariamente i tuoi competitor, ma sono le squadre che comunque fanno parte del campionato di Serie A. Non dico che stai cercando di avere favori, ma lo stai influenzando. E se questa cosa la faccio notare io, con la cravattina rosa come facevi notare tu, forse ha poco impatto. L'ha fatta notare il presidente della UEFA. C'è un grosso problema in Italia, in Spagna. In Inghilterra il giocatore in prestito, Hart, il portiere attualmente del West Ham, proprietà Manchester City, ha
ha perso il posto in squadra perché nella gara contro il Manchester City lui non per contratto non ha potuto giocare. Il portiere di riserva, Adriano, lo spagnolo, ha fatto i numeri, non è più uscito e Hart salta ai mondiali probabilmente. Però lì è contrattualizzato, in Spagna è contrattualizzato, se sei un giocatore del Real, la gara di andata e la gara di ritorno, se sei in prestito al Real, all'Osasuna de Pamplona, tu non giochi. Se tu hai 103 giocatori sotto contratto, c'è qualche cosa che non va. Vabbè, diventi sorgente e come tutte le sorgenti vanno tutelate, no? Perché la sorgente di acqua di una montagna, tutto si può fare tranne che inquinarla, o bisogna tutelarla. Quindi se la Juve si fa sorgente di altre squadre, le altre squadre cercano di proteggerle e quindi compiacerle. Vi do una brutta notizia, in Italia vige il diritto positivo che stabilisce che tutto quello che non è espressamente vietato è lecito. Quindi infatti, la Juve... Prima Namarotto non ha fatto niente di male. No, però... io rispondevo anche alla storia di 103 tesserati del Lo so, però è una situazione se la UEFA contrattualizzata. Se la UEFA ti ricordo e ricordo ai nostri telespettatori che il Parma che è fallito con ignominia 3 stagioni or sono aveva tesserato 83 giocatori, cioè 20 in meno di quelli che c'ha la Juve. Il Parma li teneva tutti 83 tesserati per lei, la Juve li tiene sparsi un po' in giro, però almeno sul piano numerico c'è qualcosa che ma non il motivo va. Per cui noi però sicuramente sempre... non è colpa della Juve, no, se noi abbiamo avuto noi delle diciamo nefandezze. Sempre... No, no, questo no. Siamo sempre colpellati. Però guarda Francesco, il discorso è questo, sono d'accordo con te, io difendo insomma la società per quello che di buono ha fatto in questi 10 anni e ci mancherebbe altro. Però bisogna essere più svegli, più scaltri. Quello è un modo di essere più scaltri, per esempio, è riferirsi al mercato estero. Noi dobbiamo capire, abbiamo bisogno di una grande... dobbiamo avere una nazionale napoletana fondata su una scugnezzeria e dobbiamo avvicinare i mercati stranieri perché lì non abbiamo conti da pagare. In Italia l'ipotesi Juve, che tu giustamente a cui tu facevi riferimento e che Ceferin ha denunciato 3 settimane or sono, è una condizione che limita il mercato italiano. E allora andiamo all'esterno, prendiamo solo napoletani, gente che vuole venire a Napoli e basta. Però analizziamo un altro aspetto. Il Napoli nella formazione titolare c'ha solo 2 giocatori che sono stati acquistati negli ultimi 3 anni. Sono Isai e Allan. Il resto sono tutti giocatori comprati con Benitez e qualcuno addirittura ancora da Marino, Amsic. E poi forse Bigon avrà comprato... Comunque sono arrivati con... Il Napoli non riesce a fare mercato. Ma il dramma del Napoli. Ma questo è voluto anche per il fatto che chi gioca nel Napoli oggi ha un tale divario rispetto a un'eventuale seconda scelta che non giocherebbe mai, che fa propendere la squadra a scegliere bene, Però guarda, il Verona ha vinto uno scudetto con le riserve degli altri. Quindi io non mi preoccuperei dell'aspetto... Il calcio per fortuna è fatto anche di testa, non di gambe. Allora innanzitutto dico che, io lo dicevo anche prima... In Europa League a questo punto io manderei la squadra allievi, mi terrei riposati quelli primavera perché ragazzi si era detto che bisognava comprare i giocatori per fare l'Europa League, non sono arrivati. Il Napoli ha 2 giocatori in meno di quelli che aveva a gennaio, che Giaccherini qualche minuto l'ha fatto, Maximovic un paio di partite l'ha fatto, il Napoli aveva problemi sugli esterni, ne ha 1 in meno e il quarto centrale non c'è più e il quinto è diventato il quarto, quindi il Napoli si è indebolito da questo punto di vista. Poi un conto è il mercato, un conto è quello che succede sul campo. Stamattina io ho scritto che però su questo assioma non sarei molto d'accordo. Su che cosa? Su questo che tu hai detto, perché la faccenda è un po' più complessa. Cioè il Napoli non si è indebolito? No, io parlo di sport, non parlo del Napoli. Nello sport non funziona sempre così. Tante volte le asperità e il fare squadre e gruppi, riunirsi a cerchio intorno a un problema, attorno a un problema come quello del Napoli attualmente, cioè persone contate che vogliono vincere qualcosa, fa nascere un rigore, io ti posso citare esempi fatti da altri sport che ho vissuto anche in prima persona, di quelli che tornano in vacanza non giocano a calcio perché a settembre hanno un torneo importante di, che ne so, judo, no? A fine settembre internazionale, per cui sapendo che sono solo in 7 non posso avere riserve, non vanno a giocare a calcetto benché invitati, in vacanza si gioca a calcetto. C'è una squadra che vuole vincere qualcosa, si concentra anche su questi aspetti. Ho detto che questo non può incidere. E concentrarsi significa avere tanti Gianni. Atteggiamenti che non è facile spiegare ai telespettatori, ma solo chi ha fatto sport e chi cura sportivi. Io non ho detto che incide sul risultato, ho detto che il Napoli sulla carta è più debole. Okay? Ha meno giocatori. Stamattina ho scritto
che spero che il Napoli abbia fatto una finta, cioè che tutte quelle mosse che sono state fatte sul mercato erano fasulle, fatte solo per buttare fumo negli occhi, perché se fosse stato fatto un mercato vero per comprare i giocatori, sono stati fatti tutti gli errori possibili e immaginabili, a partire da Verdi, che andava bloccato non il 15 gennaio, perché che il Napoli avesse bisogno di un giocatore in quel ruolo lo sapevano non dal 14 gennaio, ma dal 1 agosto l'avrebbero dovuto prendere nel mercato estivo, si sapeva che mancava quel tipo di giocatore. Quando Sarri ha parlato, e sicuramente ha parlato, Verdi, io ero d'accordissimo con la scelta di Verdi, ne abbiamo parlato tante volte del giocatore ideale per il Napoli. Se ci riesci, se lo vuoi prendere, vai là e il 1 dicembre hai la risposta di Verdi. Non aspetti che torna dalle vacanze il 14 gennaio. Ma io non sono più convinto che Verdi sia stata un'occasione persa, avendo visto il ragazzo, avendo studiato un po' a fondo la sua caratteristica personale, forse Gianni, Napoli è una città, non gli avrebbe fatto Gianni, bene. Può essere, se l'ho detto pure io, dopo che si è infortunato per la tensione, vuol dire che questo non regge lo stress. È un altro paio di mani. Però se io voglio Verdi, nelle condizioni del Napoli, io il 1 dicembre ho l'accordo con il Bologna e col giocatore, non vado a prendere Politano all'ultimo istante, perché lo so che non succede, era già successo con Soriano, non so se hanno cercato veramente Klassen e poi dopo con Klassen, non ci credo, hanno avuto un problema con l'Everton quest'anno, ha fatto più panchine che altro, non sì, ha mai visto il campo, d'accordo, però lo devi riciclare. ancora questa storia dei diritti d'immagine. Io però non credo che, perdonami, non credo che sia solo la difficoltà inteso come oberoso, pesante proprio da leggere e interpretare il contratto da parte della controparte, cioè del procuratore della controparte. Io credo che, secondo me, se noi facciamo un parallelismo tra quello che è stato il mercato in Italia, non solo quello del Napoli, e per esempio la Premier, notiamo che qua non si caccia un euro e si cerca di appararsi con l'amico degli amici. Sulla carta il Napoli i soldi da mettere sul tavolo li aveva, sì, ma quello è l'aspetto drammatico. Secondo me, guardate, io ho difficoltà a difendere io la società perché sono sempre stato discretamente critico, però in un mercato drogato non devi fare coriandoli perché tu non li hai. Hai già fatto coriandoli con Maksimovic, hai fatto coriandoli con Tonelli. Oggi prendere Verdi 25 milioni di euro, ragazzi, questo 3 anni fa a Castellammare non giocava mai in Serie B, gli amici di Castellammare ce lo possono ricordare. Era croce e delizia. Io sono d'accordo. Ha fatto su un campionato meraviglioso. Allora, ma siete d'accordo con me? Ma Politano 28, allora 28 d'accordo, non ma si siete può, d'accordo non si con me che erano delle finte? Che no, non è vero, so, che hanno. Spero no, di io, sì, credo che spero di sì, la trattativa, per esempio, con Politano, credo personalmente che se Giuntoli è vero che ha offerto una somma di denaro, tra virgolette, se mi passate il termine finanziario, a ribasso, cercando di inserire un asse nella trattativa, era una genialata. Perché tu prendi Politano, che è un giocatore che sostanzialmente è interessante, c'ha il target che può piacere a Sarri e ti serve, numericamente e tecnicamente. E dai un giocatore tuo, di proprietà, che qui ha fatto davvero poco, magari in un contesto come Sassuolo, giocano a Reggio Emilia, uno stadio gioiellino, Iachini è un buon allenatore, un buon sergente di ferro, vai in un contesto dove non devi rischiare perché le retrocesse sono retrocesse praticamente alla prima giornata di campionato, dunque puoi giocare in scioltezza, magari fai le presenze che qui non fai, non tutte dall'inizio. L'operazione un asse in prestito, una cifra al ribasso, quello che pare abbia provato a portare avanti Giuntoli, secondo me era onesta, pare sia sul piano finanziario che tecnico-tattico. È chiaro che il Sassuolo vuole monetizzare. Il problema del Napoli è sempre lo ma stesso. Non so come il ti prendono, monetizzare. Se tu hai un problema o hai una necessità, cioè hai due infortuni gravi, tieni i soldi da spendere, sei l'unica squadra che mette i soldi, perché Francesco, non è la Premier. È chiaro che ti tengono per le gonadi Francesco, le squadre avversarie. Se è vero, ma non ci credo neanche se lo vedo, che il Napoli ha offerto 28 milioni non ci credo, e il prestito di Onas da internare non è Giuntoli, ma internare è il direttore del Sassuolo, il direttore del Sassuolo. Ma forse non c'erano, credo che le cifre non siano quelle, credo invece che la verità sia una cifra minore e il prestito di Onas, però
i tempi tecnici, se davvero erano quelli, l'ultima ora Francesco, non non lo riesce a vai, fare se quell'operazione. questo giocatore sai che ti serve, lo sai dal 1º agosto, insisto su questo fatto, non lo vai a fare gli ultimi due Ma giorni di mercato. Un po' di l'impressione pressappochismo, per uscire dal diciamo di... Io spero che sia stata una presa per per i uscire fondi. dal pollaio, sì, come citavo all'inizio, essere un po' la raffigurazione, no, di questa gennaio del calcio Napoli, e quindi per non essere Pulli. Io ho solo una speranza, che il Napoli abbia capito che il governo del mercato in Italia ce l'ha in questo momento Marotta, l'AD della Juve, e abbia provocato a questo punto Marotta e il Sassuolo, di guarda, tutta l'Italia dovrà capire che c'è un problema sul mercato italiano. E quindi offrire quello sproposito e politano, sapendo già che mai il cognato di Marotta avrebbe liberato il giocatore e il suo compare di Cresima, credo sia di Cresima, adesso Pare di sì. anello, Ah no, presumibilmente, no, proprio di credo. matrimonio, mai avrebbe liberato il giocatore, è stato un modo per Che far più scoprire un grave po' le essere il compare di carte. matrimonio, tra virgolette, che il compare di Cresima te lo impongono, il compare di matrimonio te lo scegli tu. Sì, peggio ancora, poi Perché sostanzialmente c'è stai scegliendo di un sposarti legame, esatto, e liberamente. poi sei testimone di un fatto grave, quindi come tu ben sai di essere ancora più ferrato. Perdonatemi, stiamo scherzando, però mi riallaccio a quello che dicevi tu e quello che diceva Gianni. Secondo me il verificarsi in concreto contestualmente dei due pensieri è: hai problemi in Italia o estero o te li crei da soli. Il problema è Ma che tutta noi la vita all'estero compriamo, fino a quando c'è stato Benitez abbiamo anche comprato discretamente all'estero bene. solo con Benitez Il abbiamo problema è che comprato tu non hai bene. quest'altra parte dei due fattori. Tu qua non hai niente, non hai costruito niente. Perché se tu crei, come, non necessariamente come ha fatto l'Atalanta, ma la Roma c'ha 3-4 giocatori in prima squadra, sono i suoi, Pellegrini è suo. Tutti quei giocatori di Giappolitano, della Roma, Sensi della Roma, cioè ci sono una serie di giocatori, Poi posso aggiungere Cicinetti, Verdi, Verde. Verde, Rosi, sono tutti giocatori che la Roma ha cresciuto, questi giocano in Serie A in pianta Francesco, ti voglio stabile. dire anche Allora, un'altra secondo me, cosa. se tu crei questa parte Bertolacci. li crei tu e dall'altra parte li compri all'estero, poi sono quelli che hanno necessità di fare, perdonatemi la franchezza, i babà che ti portano i giocatori e ti chiedono di comprarli, non sei tu che devi andare col piattino. Guarda, Francesco, negli anni 80, oggi è un buon momento per fare una bella scugnizzeria. Ti spiego perché. Perché negli anni 80, qualsiasi ragazzo giocasse a pallanuoto andava in Serie A. Negli anni 80, qualsiasi ragazzo facesse judo in Campania, siccome si allenava con, adesso, no, mi scuso, vabbè, con gente molto forte, andava in nazionale. Cioè una squadra forte con alle spalle a specchio una scugnizzeria, un luogo in cui si creano nuovi campioni, favorisce Già cosa? la parola L'ambiente. luogo dove si No, crea ti sì, crea no, perciò sto problemi. dicendo luogo, no? Io Cioè ti sono stato qualche crea. volta a Oggi, se Sant'Andino. avessi 20 ragazzini che si allenassero, questi 20 ragazzi con la squadra, la prima squadra, tu avresti tra quei 20, per l'effetto del neurone specchio, che è tanto caro anche a DN, no? Alfonso De Nicola, che su questo sta diventando veramente un esperto, tu avresti per quell'effetto di carattere puramente psicologico e nervoso, avresti la possibilità di formare meglio per emulazione e per l'effetto del miralneurona, cioè, potresti formare meglio tanti calciatori. Quindi è adesso il momento in cui bisogna fare questo sforzo, che con la squadra così forte che scende in campo, avere 30 ragazzini alle spalle di questi, credimi, sortirebbe effetti migliori e è un'overdose di competenze e di stimoli che normalmente una squadra piccola non fa. Anche perché io credo che un settore giovani a Napoli, con il vivaio della Campania, investendoci dei soldi, ma Ma non quello il cifre problema blu, è quello. ma non cifre blu. Liberato ma. Io credo che tu, Insigne nasce uno ogni 20 Ma anni. la Campania, adesso scusami di interrompere, la Campania è fatta di 4 milioni di abitanti, la seconda regione più popolosa d'Italia. L'Olanda sono 6 milioni e mezzo. L'Olanda ha 4 serie, insomma, no, dove giocano e stiamo comprando l'Olanda un sacco di giocatori. Ha fornito l'Olanda gli olandesi famosi del Milan, che ha Certo. vinto tutto. Cioè, l'Olanda è una Campania un po' più Io grande. quello che Quindi, volevo insomma, ho dire, se capito, ma fai un settore ma è la giovanile. verità, ragazzi, un momento, fermi di una fame, fammi sfogare. Allora, se noi prendiamo il Vomero sono 300.000 abitanti, che è l'Umbria, che sono 400.000. Vomero e Arenella insieme, dai, il Vomero è No, Vomero piccolino. è nell'insieme è l'Umbria. Cioè, voi vi rendete conto che noi, a parte adesso i luoghi comuni che sono risibili, che girano, noi abbiamo quartieri, come tu dicevi poc'anzi, via Domenico Fontana, è più grande di Sant'Anastasia. Cioè, noi abbiamo una metropoli con la quale si può giocare tanto, è una città sconfinata, con milioni di anime. Tu capisci che se noi ci concentriamo su questo, noi tiriamo fuori sei squadre di Serie A. Altro che Verona, è ignominioso vedere
complimenti ai veronesi, attenzione, ma è ignominioso vedere gli amici panettonari e pandorari che fanno due squadre in Serie A e noi abbiamo la seconda squadra più importante, è il Benevento, che comunque, ahimè, oggi ha un record imbattibile in tutta Europa. Cioè, non si può sentire questa cosa, noi dobbiamo investire su questo. Ma volevo aggiungere solo due cose, 30 secondi, non rubo più di 30 secondi. Sul settore giovanile noi spesso l'abbiamo vista assieme la primavera. Cioè, l'unico giocatore che pare possa avere una prospettiva è Gaetano. Che ruolo c'è Gaetano? Però, non mi anticipare, se no non sa cica ricevere. Però mi domando, con i grandi che gli fai fare, e questo già è un limite. E poi l'altra, riallacciandomi a quello che diceva Gianni, il Chievo ha un dirigente fortissimo che abbiamo cresciuto noi, che è un napoletano, si chiama Pasquale Palladino ed era l'ex segretario del Napoli di Naldi, l'ex segretario del Savoia. Lui per motivi professionali e affettivi è sposato con una ragazza di San Bonifacio. Però noi esportiamo giocatori, esportiamo core competence, esportiamo core ability e poi ci teniamo il problema a casa. Perdonate il francesismo, non è normale. Quello che stavo cercando di dire che tu un insegna lo trovi una volta ogni 20 anni, ok? Però una primavera una primavera che è fatta con tutti i crismi, ma giocatori come Politano, come Maximovic, che hai pagato una cifra blu, che possono fare da alternative in prima squadra, li produce a occhi chiusi e ogni tanto ti dà anche i giocatori che sono titolari in prima squadra. Nel Napoli di Maradona ci stavano Maradona, ma ci stavano 7-8 ragazzi che venivano dal settore giovanile. Che giocavano, che Carannante giocava, Caffarelli giocava. Caffarelli era titolare. Ferrara giocava, Ferrara era faceva il dodicesimo. Cosa? Beh, io la cava di Tirreni Caffarelli, quindi alla fine insomma... Caffarelli, l'anno del primo scudetto, era lui il titolare. Poi nelle ultime partite giocò Carnevale, ma il titolare era Gigi. Assolutamente sì, bravo. L'anno prima, il primo anno di Maradona, lui faceva il centrante tattico, levò il posto a Penso, fece anche un sacco di gol. Quindi... Caffarelli non è un fenomeno, è uno che ha fatto una buona carriera, tra cui tantissime presenze fatte nel Napoli. Adesso parliamo di mercato, ok, allora il mercato può essere, come dice Francesco, stimolare questo. Se tu vai a Madrid, io dopo la partita di Real Madrid di Napoli sono trattenuto con il mio terzo figlio qualche giorno in più a Madrid e in albergo mi sono molto affezionato alla Real Madrid TV, che è la televisione che trasmette H24, anche di notte, tutti gli incontri del Real Madrid, ma non della prima squadra, di tutti. E ti assicuro, dai bambini di 7 anni in poi, cioè loro hanno una filosofia sulla cantera, sulla esaltazione, no? Anche dei piccoli, cioè di quello che diventerà un grande atleta, che è fenomenale, raccogliendo che cosa? Una serie di interessi intorno, ma il Real Madrid ha 8 campi per i ragazzini che mi sembrano 8 campi di Serie A delle nostre scuole italiane, cioè dove giocano i ragazzini di proprietà del Real Madrid. Noi dovremmo investire su questo. Io faccio l'invito a De Laurentiis, quei 20 milioni che hai risparmiato per Verdi. Ma investi su un terreno milioni, e non lo fa lo no, ma non lo fa lo suo stadio nuovo, non fa niente, mette a posto. Ma creiamo stadio nuovo. No, io non lo penso a fare, ma creiamo, anche perché sono legato a San Paolo, io vorrei vedere 1000 volte rifatto il San Paolo e mai andare da veramente pensate che faccia lo stadio nuovo? Creiamo una struttura che valorizzi questo, che crei, starti un processo autopropulsivo che valorizzi. Se i 5 milioni che hai risparmiato perché il nonno di Ones sta male li rigiri al settore giovanile, tu svolti. È il nonno di è anche contento. Poi, ditemi quello che volete, io questa storia non la riesco proprio a sentire, perché o gli hanno fatto la biopsia e l'esito è arrivato lunedì mattina e mi parlano poco difficile, anche perché ho esperienze personali dirette, penso che le abbiate anche voi. I miei nonni, pace all'anima loro, li avrò fatti morire 20 volte quando andavo a scuola, stavano sempre malati. Tutte le volte che io non avevo studiato c'avevo un nonno che stava male, anche se erano già morti. Sì. Vabbè, io non è una scusa però... Non ho mai visto un nonno, però poi io ho usato molto... Non ho mai visto in mia vita mio un nonno. Però stavano sempre malati. Anche io e i miei nonni erano sempre... Cioè, benci queste cose... Non è manco vero che se ne è scappato perché a Napoli... Non gli è piaciuta la città. Ma che, come fa a venire a Napoli, la più bella città d'Europa, secondo me, te ne va incantato. Chiedere a Mertens e compagno. Perdonami, secondo me entrambe le cose che hai rimarcato tu sono il frutto di un cortocircuito sul piano della comunicazione. Perché se noi consentiamo che a gettare fango, non sulla città,
perché dovrebbero pensarci altri, ma su questa società sia il procuratore di un giocatore che tu hai mandato via, come Valcareggi. Perché Giaccherini avrebbe dovuto parlare con Unes? Cioè, perché Giaccherini... No, però aspetta, è importante questa cosa che vorrei dire. Da un lato noi consentiamo, senza che nessuno risponda, che a gettare fango sia Valcareggi, che è il procuratore Giaccherini, e dall'altra parte... facciamo alimentare questa storia del nonno senza che nessuno della società, della comunicazione, senta l'esigenza di intervenire e dire: guardate, per cortesia, le cose stanno così, basta fesserie. Pubblicità. Vorrebbero prodotti high-tech affidabili, dal design inconfondibile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ora è possibile con Vultec. Scopri dove acquistare i nostri prodotti su www.vultec.it. Power your life. MC Lofa, right. Shoggy, alongside Mark Sinclair, the lovely Sahara. Ladies, let's make love on the dance floor. Tradizione e gusto. Nuovo punto vendita, via Roma numero 2, Maddaloni, Caserta. Ragazzi, continuiamo a farci del male parlando di mercato, vogliamo parlare del campionato? Ah, il mercato è finito, ormai parliamo di cose belle. Belen, no, parliamo di cose belle, parliamo del campionato, ormai il mercato è andato. No, però diciamo che la battuta di Francesco Infranc, purtroppo a telecamere spente per la pubblicità, sacrosanta tra l'altro, è stata che se Leandrinho assomiglia a Carega perché è brasiliano, se lui si mette un parizoma assomiglia a Belen. A questo punto, a questo volevo, punto abbiamo dovuto mandare un altro. Gianni mi ha sgamato, però noi è una battuta da riferire. La prossima volta organizziamo una diretta Facebook per trasmettere i fuori onda di quello che parlavamo di giocatori di iperboli di mercato. Quando il Napoli ha preso Leandrinho, qualcuno ha scritto che assomigliava a Bebeto, forse perché piange quando segna, visto che non fanno gol. Qualcun altro, ahimè, magari questa è una vera blasfemia, ha detto che forse aveva delle movenze di Careca, ma forse quando metteva Borzin dalla macchina, perdona, io non voglio sembrarvi, non voglio fare sempre dell'ironia, perché poi sembra che io voglia fare il pagliaccio, mentre invece il calcio è la cosa che conta di più tra le cose che non conta nulla, ma forse quando Careca prendeva il beauty case da dentro il BMW, perché Leandrinho sta a Careca, due rette parallele che camminano all'infinito, non si incontrano. Comunque, mai. Noi abbiamo le prove, Francesco, che il calcio Napoli quando compra giovani di prospettiva, ahimè, insomma, non ha una storia molto fulgida. Allora, ne parlavamo a telecamere spente, io un'altra randellata la vorrei dare. Siccome io ho sempre fatto la quarta serie, il settore giovanile, l'eccellenza,
dove c'è l'obbligatorietà degli under per chi seguisse solo il calcio importante. Il Napoli l'anno scorso ha preso un buon giocatore di prospettiva, lo ha pagato una cifra esorbitante. Io credo che a quelle cifre, se il Napoli mandasse un suo osservatore, non lo devi pagare, gli offri il caffè e la benzina perché deve andare Ercolano, Aversa, Portici, tutte queste squadre di Serie D. Un under, non dico migliore di quello che hai preso a Conegliano, ma dello stesso livello, che ti costa 10 volte mancante, lo trovi sicuramente. E stringi un rapporto con società del territorio che hanno piacere a interagire con te. Magari si accontentano anche, siccome loro devono fare la quarta serie e hanno necessità degli under, magari il loro under importante non lo paghi perché gli dai 7-8 giocatori tuoi da smistare. Questa è un'altra cosa sulla quale molte società, non solo il Napoli, molte società importanti lasciano nel dimenticatoio. La più grossa perdita di talento è nel passaggio dagli allievi nazionali alla primavera, perché passi da giocare con coetanei 15-16 anni a gente che tiene 18-19 e i fuoriquota 20 anni. Nessuna società importante, o quasi nessuna, sente l'esigenza di fare la Berretti, che è la squadra under 18, cioè l'interspazio che c'è dopo gli allievi e prima della primavera, perché ha un costo. È vero, fare la Berretti ci vogliono 300-400 mila euro all'anno, tra strutture, viaggi, giocatori e quant'altro. Ma è fondamentale. L'Atalanta di adesso è il frutto di due finali nazionali fatte da Bergomi in panchina, perse entrambi con l'Inter, uno squadrone quell'Inter. Caldara, tutti questi giocatori importanti sono tutti frutti di un passaggio allievi, poca primavera, Berretti. Noi non vogliamo fare manco la primavera fatta bene, dunque io ho difficoltà e mi dispiace. Nulla togliere al ragazzino che abbiamo preso l'anno scorso dal Conegliano, però secondo me si può fare diversamente. È tutto registrato e Zerbini diventerà capitano della nazionale. Io glielo auguro, io l'ho visto giocare una volta, c'ha dei numerini, però, vedi, però secondo me c'è uguale e lo prendi a Aversa o lo prendi a Portici, se non vuoi andare in altri gironi della quarta serie lo prendi qua attorno, perché come si fa l'interregionale barra quarta serie in Campania magari non si fa da nessuno. Io innanzitutto non so se tu sei d'accordo, sei più esperto di me di calcio delle serie minori tra virgolette. Io abolirei le primavere, per esempio, che sono campionati un po' fake, no? Nel senso che non hanno nessuna legittimazione. Tu puoi trovare in Serie D squadre molto più forti di primavera. Io dico, a questo punto fate giocare questi ragazzi in serie inferiori. La riforma che tutti i nuovi presidenti federali vanno postulando è quella delle seconde squadre. Io ho fatto un intervento qualche mese fa, se voi vi ricordate, l'argomento riguardava il tipo di crescita anche in età evolutiva dei ragazzi che vengono da continenti come per esempio l'Africa rispetto ai nostri, che hanno una crescita esponenziale rispetto ai nostri in termini psicointellettivi e in termini anche nervosi. Questo perché l'asperità della vita e il modo in cui intendono affrontarla e la mancanza di aiuto che in quei territori loro hanno rispetto ai nostri li fa crescere prima. Quindi quando tu vedi un diciottenne nigeriano rispetto a un diciottenne napoletano, milanese o romano, tu riscontri differenze enormi, anche perché la tutela eccessiva e l'eccessivo stare attorno a questi ragazzi li fa crescere meno. E mangiare a volte la polvere invece ti fa accelerare processi di apprendimento e anche ti fa accelerare sull'autodifesa, che nello sport è l'elemento base per poter andare avanti e vincere nell'agone, no? Quando fai agonismo, quando fai... E io dico, a questo punto l'Italia dovrebbe, non dico perché poi siamo fortunati, abbiamo condizioni di vita migliori di quei poveri ragazzi che vengono da territori veramente difficili, giocando senza scarpe talvolta, perché noi sappiamo che molti di essi vanno a giocare a calcio con scarpe di fortuna e quindi con dei danni anche ai piedi. Io ho degli amici podologi che mi raccontano talvolta di queste vicende, con dei plantari particolari giocano a calcio perché hanno giocato per anni appiattendo le plante dei piedi perché hanno giocato sulla sabbia, per esempio, no? Però noi dobbiamo simulare condizioni più estreme. Queste primavere che tutelano un po' questi calciatori facendo questi finti campionati non servono. Bisogna far giocare ragazzi e lanciarli nelle lagune e farli fare un po' di calli. Ma io per esempio ho avuto un'esperienza personale, la mia è una piccola esperienza. Io venivo da un settore giovanile importante e mi ritrovai a Giugliano in quarta serie, a prescindere di noi il posto peggiore nello spogliatoio. Non so se ti ricordi il vecchio di Cristoforo. Tra il bagno, la doccia e la scarpiera. Dunque ogni volta che uscivo pulito mi tiravano le scarpette, ma perché io per loro non esistevo, perché ero un ragazzino che non contava nulla. Io ho detto buongiorno il 17 agosto in ritiro e mi hanno risposto buongiorno a te, quindi 4 dicembre, perché non contavo niente proprio.
e la pulizia, come gli auguri pure, la pulizia, tu vai, il ragazzo del settore giovanile pulito, almeno ai tempi miei, ti facevano levare l'orecchino, niente tatuaggi, capello corto, un certo tipo di, anche di interazione. Tu vai in quarta serie con certi banditi che ti appendono allo spogliatoio, la differenza è proprio quella. Io sentivo l'intervista Gattuso e Abbiati, sono accomunati dalle stesse cose che hanno detto a distanza di 6 mesi l'uno dall'altro. Abbiati aveva un altro anno di contratto, dice: io mi sono ritirato perché non mi ci ritrovavo più in quello spogliatoio, perché io sono entrato in quello spogliatoio con Baresi, Maldini, Costa Curta, e se sgarravi nei comportamenti ti appendevano allo spogliatoio. Dice che gli ultimi 2 anni di carriera, un ragazzo che veniva dalla primavera, mezz'ora di allenamento con la prima squadra, i selfie, Ufaranel, perdonatemi, allora è cambiato anche il giovane che si approccia al calcio, ma è cambiato perché la società, che di quel giovane è un patrimonio, ne fa un patrimonio, la società lo coccola. È chiaro che quando tu hai fatto sempre ubblil nei settori giovanili, ti trovi a pigliare una gomitata in faccia da Allan, dici: caspita, cazzo, questo è il calcio vero, oppure ti trovi a debuttare e devi star muto, perché ragazzi, il problema, secondo me, di queste nuove leve è che non conoscono, allora, una volta il rispetto non te lo regala nessuno, ma non credo solo nel calcio, anche sul tatami, ma fondamentalmente nella vita. Invece questi fanno un quarto d'ora di Serie A e pensano di essere arrivati, non è così. No, ma poi Napoli c'è un po' fuori tempo, no? No, ma Napoli ha il vantaggio che proprio... No, io dicevo la mia esperienza, il fatto che io venivo da un settore giovanile importante e mi trovai spiazzato perché a Giugliano non c'era l'erba. E dovevi raccogliere però due palloni. Eravamo partiti dal mercato del Napoli. No, ma Napoli ha il vantaggio che il suo svantaggio può diventare un'opportunità, come a Roma per esempio, una grande metropoli con territori intorno un po' disastrati. Quindi vai in quei territori a portare i valori dello sport. E io cito sempre il caso di Gianni Maddaloni, no? Che insomma ha fatto questa palestra, la Stagio Club a Secondigliano, e ha dato, tra l'altro, la palestra in cui lui sta in giro fiamme oro, che insomma è la polizia di Stato, quindi addirittura, no? Sembra strano, ma a Secondigliano tu diventi poliziotto facendo judo. E capite bene che significa? Cioè dare l'opportunità a questi giovani di sfogare la loro rabbia, indirizzarla in modo positivo e metterla a servizio della competizione. Ma capisci Napoli che cosa farebbe? Produrrebbe 3 nazionali italiane. Ma veramente c'è da lavorarci tanto. Non è demagogia, non è sogno, non è desiderio. I desideri rispetto ai sogni possono essere raggiunti. No, l'ultima cosa, non a caso negli ultimi 20 anni magari alcuni tra i 2 più forti difensori d'Europa li abbiamo fatti noi. Ciro Ferrara prima, che magari molti non sono d'accordo perché pensano che sia un traditore, però vabbè, è un grande giocatore, il miglior difensore assieme a quella nidiata del grande Milan negli anni 90 è Fabio Cannavaro. Mettici anche Caruso, anche se poi è stato Ciro, sfortunato. Sono un grande amico di Ciro, è stato sfortunato Ciro, ma era un grande difensore. Adesso se rimaniamo ai difensori, un grande difensore, ce ne stanno tanti, ci sta Crisci, parla tanto bene di Luperto, ma si parla tanto bene, io lo Luperto non è napoletano, però però è di proprietà del Napoli, sì, inteso come parlando proprio di napoletani. Allora, di napoletani, la Salernitana ha preso il figlio di Sasa Monaco, Monaco, che secondo me è un giocatore di prospettiva devastante, forte fisicamente, forte tecnicamente, con una voglia di arrivare come quella che diceva Gianni, un cane rabbioso in senso positivo. Ricordate, chi ricorda il padre, grande difensore della Casertana della Serie B, questo è peggio del padre sull'uomo e tecnicamente dotatissimo. Allora, io lo conosco, grande difensore, però probabilmente è un buon giocatore tra Serie B e Serie C, dai. Sì, è un buon giocatore. Sai che cos'è? Che talvolta tu, a noi ai nostri sportivi, no, stimoliamo la nascita della rabbia, un sentimento che poi se ben indirizzato ti può far vincere gare. Federer rompeva racchette, quando ha indirizzato la rabbia ha vinto tutto, cioè che si può vincere nel tennis. Noi la rabbia già ce l'abbiamo e ci sono dei ragazzi che già sono arrabbiati, no? Quindi già è un lavoro già fatto, ovviamente lo dico scherzosamente, ma questo non vuole mancare di rispetto ai drammi che poi sortiscono
questa, sottice questa rabbia, la, noi ma la rabbia c'è, bisogna lavorarci intorno e portarla verso lacune. Bisogna dare strutture che non ci sono, e questo è il compito ma delle società professionistiche. Ma certo, ma non solo, anche della politica, caro Liberato, perché se, tu vai, se tu vai in Scozia trovi 100 campi di calcio in una città gratis, Gianni, con il cartello vietato giocare a golf nei campi di calcio, hai capito? Là c'è il problema che là i vecchietti ciurlano, fanno il buchetto per terra e si mettono a giocare a golf. Io sono rimasto lì incantato ad andare a visitare i due campi di Glasgow. Parliamo un poco di la partita col Bologna, ormai è andato. È passato remoto. Benevento, una passeggiata. Assolutamente. No, ma ragazzi, che passeggiata? Lei sta facendo un torneo di tennis. Che passeggiata. Il torneo di tennis consiste nel fatto che c'è un tabellone diviso in due, ognuno, Napoli e Juve, devono vincere le loro gare per arrivare in finale. E quindi dobbiamo vincere la nostra gara, perché questa è una gara a eliminazione diretta. Se perdi col Benevento, non perdi col Benevento, perdi forse nel tabellone la tua chance di arrivare in finale. E quindi giocare prima o giocare dopo non conta, conta vincere i propri incontri. Come nel sul tennis, fatto che guarda, giocare prima o giocare dopo non significa niente, anche perché oggi la Serie A è come un torneo di tennis, è un master, è uno slam. E quindi quali possono essere le difficoltà? Io non ne vedo difficoltà per il Napoli. Napoli è molto concentrato, l'asperità che ha vissuto ultimamente sia in Coppa Italia con l'Atalanta, e poi si è visto come poi ha ribaltato questa. Io continuo questa a dire che in Coppa Italia con l'Atalanta non ha giocato il Napoli. Non ha giocato il Napoli. Poi pure questo mese di gennaio tribolato darà ai giocatori la voglia di far capire che effettivamente non c'è nessun bisogno di altri giocatori, e sono convinto che se Napoli fa il Napoli a Benevento, mi dispiace per il Benevento, non ci sia nessuna chance. Chiaramente il Benevento sta giocando in modo un po' diverso, ha finito di giocare a specchio, ha finito di giocare come le altre squadre forti, ha inaugurato un altro meccanismo di gioco, sta cominciando a fare il Benevento, e quindi in quanto tale io credo che troveremo una seria difficoltà a arrivare negli ultimi 30 metri con idee chiare e lucide per poter fare poi il passaggio filtrante in porto, dove troveremo almeno 8-9 calciatori che si frappongono tra... Però, in un modo o nell'altro, Bologna 3 gol, Benevento 3 gol a partita, perché poi giocare in difesa, che è un'arte, presuppone che tu abbia tecnica e abbia la capacità di concentrazione, che è tipica dei grandi giocatori. Giocatori scarsi, ne puoi mettere pure 15 nell'area di rigore. La cappellata te la fanno. Ma non sono scarsi, io è dall'inizio della stagione che in tanti additano il gruppo Benevento con epiteti da veramente, io non credo che sia da querela di parte, esatto. da querela io credo di parte. Che da un punto di vista meramente di cuore sentimentale sono dell'idea che il calcio purtroppo non si faccia con il cuore ma con le setole irte sul cuore, però Vigorito ha portato avanti un discorso, li ha presi dalla C2 e ha portato avanti un discorso, era semplice una promozione sperata, cassare tutto e cambiare. Invece lui ha confermato l'allenatore. Io credo che non fosse convinto di Baroni. Credo che sia la prima volta nella storia del calcio che alla terza giornata di ritorno c'è una squadra che già matematicamente non può vincere il campionato. Ragazzi, è un... Sì, però perdonami, io insisto, non è che sono sempre buonista con i giocatori o con gli allenatori, assolutamente. C'è qualcosa. Però sono dell'idea che questa... l'idea... Loro sono una squadra. Allora, quando hanno iniziato con De Zerbi, sono d'accordo con Gianni. De Zerbi è olandese, sarriano e cruiffiano, propositivo. Hanno iniziato con la Lazio, hanno preso un'imbarcata quando a un certo punto sembrava che la potessero compensare. Hanno preso un'imbarcata, hanno preso 3 gol in contropiede in casa. Sono d'accordo. La Lazio stavano 3-0 dopo un quarto d'ora. Sì, però... hanno preso un'imbarcata, poi hanno fatto il 3-1. Pareva che potessero. A Napoli hanno preso il gol in contropiede dopo un minuto e mezzo. Presi singola, cioè presi perché come gruppo squadra, volevano fare i non fenomeni sono una a fare cattiva la squadra, non sono una cattiva squadra, però come giustamente dici tu, poi la qualità alla lunga emerge, se tu ti barrichi davanti la porta, fai una fesseria, prendi gol, poi glielo devi andare a fare il gol al Napoli, devi andare a fare il gol al Milan, gliel'ha fatto il portiere di testa, è lì che poi sbracano, però... 0-0, palla al centro, come dice Gianni, io sono d'accordo, io sono dell'idea che le partite vanno tutte giocate, anche con l'ultimo vanno, dei putrefatti. Le partite vanno tutte giocate. Io sono dell'idea che il Napoli rispetto agli altri anni, e l'abbiamo rimarcato anche in altre trasmissioni, sia maturato sia come approccio che anche come evoluzione tecnico-tattica. Cioè io credo che il Napoli sia consapevole che deve fare la partita col Bologna, tu prendi gol dopo un minuto,
vuol dire che tu hai fatto un riscaldamento un po' farfallone. È vero che hai preso una ripartenza, ma dopo un minuto vuol dire tu con la testa sei ancora nello spogliatoio a fare il riconoscimento. L'hai rialzata in maniera... Non si fa il riconoscimento. Sì, lo so, è come dire, si dà per assodato, anche se la leggenda sull'ammonizione a Gianluca Vialli gira in tutte le redazioni, magari dopo la raccontiamo se abbiamo un minuto. Io credo che la partita... Poi è un derby, è il primo derby, secondo me... Sarà una bella partita. Sì, fatto, che devi vincere. Il fatto della testa a posto, come tu dicevi poc'anzi, consiste anche nella certezza di vedere una squadra che 5 volte in quest'anno è andata sotto. 6 volte, meglio ancora, 6 volte sotto. Napoli, quando ha vinto, segnato, ha vinto le partite. Il Napoli, quando ha segnato, dopo ha ribaltato il gioco. Napoli, quando ha segnato, ha sempre vinto. Il Napoli, le partite che ha pareggiato, le ha pareggiate tutte 0-0 e ha perso con la Juventus perdendo 1-0. Se il Napoli fa un gol, vince la partita quest'anno. È un dato questo, strano. Questo è interessante come statistica, non ci avevo pensato, hai ragione. Si sente che di tutti i gol che ha subito il Napoli, uno solo è costato un punto, quello con la Juventus. Gli altri gol subiti non sono... A me non piace parlare degli altri, no? Perché poi la Juventus è una squadra che ho rispetto. Però se la Juventus, no? Ma domenica si gioca a Villar Perosa? Finisci. Cioè, Juventus Sassuolo. Allora, la Juventus che io ho seguito nelle ultime partite, con malcelata riluttanza, ma ho dovuto farlo per tenermi aggiornato, non ho visto una squadra come Napoli che sta giocando serena, spensierato. Ho visto una squadra molto problematica. E l'ho vista problematica, non tanto negli schemi enorme di gioco. No, voglio dire, non l'ho vista problematica negli schemi di gioco, nella vigoria che normalmente loro mettono in campo, dettata anche dalla storia che hanno in questi ultimi 7 anni. L'ho vista un po' problematica. Lo stesso Higuain, lo stesso Gonzalo, che durante l'intervista manda quasi a quel paese, dopo Atalanta-Juve, il telecronista Rai, il giornalista della Rai, per aver fatto domanda banale, ti sei sbloccato, cioè non ho detto niente di male, ma ho visto Gonzalo molto nervoso. E secondo me questo è un sintomo di una squadra che sta subendo un po' questo attacco del Napoli. Tra l'altro il Napoli è primo in classifica, è un attacco che non vivono da dietro, la Juve abituati a questo, ma vivono da una squadra che sta avanti a loro. La Juventus sta subendo secondo me per due motivi: uno perché sta facendo un campionato straordinario e sta dietro. E questo infatti non dà serenità, ci fa arrabbiare. Ha fatto 56 punti che sono tantissimi dopo, certo, 19 ma partite. Ma intanto è seconda. Stare dietro pesa, anche perché loro sanno che nel momento in cui comincia la Champions qualcosa la lasciano. Loro hanno sempre... Io ho visto il Tottenham, stanno a bomba proprio, stanno bene. Io bene, spero bene. Io sono d'accordo con Ferlaino, spero che la Juventus arrivi in finale anche quest'anno. L'ho letta. Noi ci prepariamo alla gufata finale, ma non c'è... No, gufata no, figuriamoci. No, proprio là, noi facevamo una trasmissione, una grande gufata. Vogliono. No, devono perdere la finale. No, ma però è vero il fatto che io, se fossi un giocatore che ha 33, 32 anni, il campionato l'ho 26, però voglio, sinceramente vorrei vincere la Champions, vorrei arrivare di nuovo in finale, giocarmi la Juve. La Juve c'ha un problema serio. Il guai se perdono la Champions. La Juve c'ha un problema che si chiama Buffon, che in questo momento è il portiere di riserva della Juventus. Su questo non ho dubbi. Che però è uno tosto da mandare in panchina. È un po' il problema che per anni ha avuto la Roma con Totti, che non a caso l'ha risolto Monchi, appena è arrivato Totti è l'ultimo anno che fa. Ma Totti è sempre stato, negli ultimi 2-3 anni, è stato un problema per la Roma. Buffon potrebbe diventare un problema, perché in questo momento il codice fiscale che gioca in porta è più forte. Sì. E sì, infatti non ho mai visto un calciatore con date consonanti, mi sembra un gallese in gallese, è quasi incredibile. E quindi non un polacco. Chesnik, come non me lo far dire perché come mi si chiama, in questo momento è più forte di Buffon. Ha rotto la lingua per una, perché Buffon c'ha 40 anni. tu cosa pensi? Questo possa incidere sulla morale del gruppo? Perché ma anche Barzagli sta un po' zoppicando. Però Barzagli non è titolare, entra e esce. Giocare in porta, e chiedo aiuto a Francesco, se vuole giocare Buffon, lui ha delle spalle enormi, la pressione non la subisce, ma Šešnik che gioca sapendo che i tifosi vorrebbero Buffon, perché poi i tifosi sono legati, Buffon all'interno del gruppo ha peso e ha carisma, secondo me tu scendi in campo abbastanza condizionato, è difficile giocare al posto dei mostri sacri quando i mostri sacri stanno in panchina. No, ma il fatto che abbia anche dichiarato che forse giocherà ancora l'anno prossimo, ho visto un segno di debolezza da parte sua. Lui vuole il record di Maldini. È consapevole
proprio numericamente, so, visto le presenze, so, che noi non ha fatto. Se vuole fare il record di Maldini, deve andare a giocare in un'altra squadra. Però. Per questo dicevo, lui pensava che quest'anno giocasse sempre e raggiungesse e superasse Maldini. Si è reso conto, quando ha iniziato 5, 6, 7 partite che Szczęsny sta giocando titolare, lui si è fatto secondo il conto. Secondo te era infortunato? No, assolutamente. Infatti ho detto un infortunio fumoso, discretamente politico. Io credo che questo problema, il problema Buffon ce l'ha. Poi che loro siano bravissimi a gestire determinate cose, questa è solo discussione. Però Buffon può essere un problema per la Juventus, perché se gioca, non gioca il portiere più forte che la Juventus in questo momento ha. Se non gioca, va in campo un portiere che non è tranquillo. Ma i problemi sono stati anche altri. Ma Dybala è stato un problema per la Juve. Ha detto Allegri, adesso pare. È che fortunato, poi però insomma anche Dybala è stato fonte. Ha detto di Allegri che lui di Dybala non sa che farsene. Ma no, come sta giocando oggi la Juve, Dybala è un problema. Tieni presente, Allegri è uno che prese Pirlo a Milano e lo mandò in panchina. Pirlo, infatti mi ricorda cioè, molto. Lui, gli allenatori ce l'hanno queste fisime, però quando tu mandi in panchina determinati giocatori, e Dybala pesa nella Juve molto più di quanto non pesasse Pirlo nel Milan, perché Dybala è un patrimonio che Pirlo non lo era più. La Juventus non può permettersi. Beh, intanto però, ha avuto una seconda giovinezza proprio nella Juve, dove Allegri la mandò. Però è anche vero una cosa, che Mandzukic è il termometro tattico di quella squadra ed è assai più importante per il lavoro oscuro che fa. Cosa che non faceva. Lui è andato, per assurdo, lui è andato via dal Bayern Monaco perché Guardiola voleva che lui facesse il lavoro che fa la Juve. Lui ci voleva giocare, lui voleva giocare centrale, centrale, è vero, e i giocatori cambiano ed è bravo l'allenatore, vuol dire che l'allenatore è bravo a interagire con te, a farti capire che se tu vuoi allungare la tua carriera e vuoi fare cose importanti e fu bravo, devi giocare sull'esterno. Però intanto, se e gioca, questo se vuol gioca dire che c'è simbiosi, non giocherà mai Dybala. Allora, loro hanno bypassato il problema, anche se è fortunato. Magari c'era il problema e tornerà il problema. Dybala perché partite se le fa. Gioca Chiedira, sì, non gioca fino mai a quando, e fino a quando tu vinci e stai in panchina, va sempre bene, è chiaro. La prima occasione che non vinci, perché poi le polemiche in casa Juve siano molto soffuse, non si viene a sapere fuori, tranne quando ci sono casi eclatanti come quello che deve essere successo a Cardiff, quando si sono picchiati. Quindi è stato bello vedere la differenza. Se tu pensi che in uno spogliatoio si picchiavano e nel spogliatoio a fianco ci stava, hai visto il filmato, sì, del Sergio Ramos steso a terra per i fatti dei suoi, proprio con una nonchalance incredibile, e andiamo a vincere la Coppa, il discorso di Zidane tra il primo e il secondo, sì, tempo di Cardiff, sì, mentre dall'altra parte si stavano picchiando, perché questo è quello, credo che sia vero che si stavano picchiando. Oh, però posso anche qua su questa cosa, hanno malignato in tanti, perché la Lazio di Chinaglia non solo erano due spogliatoi dove due gruppi contrapposti, se uno entrava nell'altro si menavano, 5-6 di loro camminavano armati, era il periodo degli anni di piombo, cioè tu rischiavi non che te le dava Chinaglia o ti prendevi con Martini, rischiavi che uno ti mettesse una palla in testa, cioè chi ha letto, io ho letto tante cose di quella Lazio, è anche simpatico a leggerlo adesso, ma gli anni di piombo non deve essere stato semplice avere uno spogliatoio per metà rosso e un altro spogliatoio di estremisti di destra. Ricordiamoci che Martini è stato eletto con l'ex sì, ha fatto il senatore per anni, ma ricordiamo anche sì, che era ideologicamente una contrapposizione non solo calcistica, anche perché Maestrelli era un maestro a quanto ho potuto leggere dalla sembrare, ma quelli praticamente grande rischiavano di darsele veramente. Ricordiamo che Cecconi morì per fingere una rapina, sì, è andata male, ma aveva una pistola alla fine. Quando nella Juventus, poi anche la comunicazione conta moltissimo, quando in una squadra che vince lo scudetto, la Coppa Italia, e arriva in finale in Champions, due giocatori titolari se ne vanno, come se ne sono andati Dani Alves e Bonucci, vuol dire che qualcosa di grosso deve essere successo. E là si vede la forza della società, poi ne parliamo con tanta invidia, perché fosse successo un fatto del non genere non è uscito niente, è vero, cioè, mentre al Milan, all'Inter si viene a sapere di tutto, al Napoli probabilmente non succede perché non abbiamo giocatori di grande personalità, quindi da questo punto di vista non c'è neanche il rischio che si fanno dei clan. Alla Juventus è successo, l'abbiamo saputo così, però loro hanno una grande forza. Però ti dico, Buffon potrebbe essere un grande problema per la Juventus. Come per il clima spogliatoio, dici? Sì.
Ma intanto sto clima spogliatoio, continuano a vincere gare, anche in modo arrabattato, però niente, continuano a vincere. Io mi auguro fino a quando fine, con l'Atalanta questa... in Coppa Italia, se quello fa il gol del rigore, la partita si apre. Ah, poi certo, magari la portano in porto, però te la devi combattere. A Cagliari, se dai il rigore, se dai il rigore, la partita è un'altra partita. Hanno combattuto uguale, perché l'Atalanta tutti i 30 minuti ha fatto, sì, ha dominato la squadra. La Juve molto, il gioco. Io, come ti ho detto in un'altra trasmissione, che il Napoli mi sembrava imballato per la preparazione, credo che la Juve ci abbia lo stesso problema, forse addirittura maggiore del Napoli. La Juve dura 30 minuti, poi hanno le gambe che non... Però loro sono forti fisicamente, vatte fisicamente. Ti mettono le mani addosso, tipo il judoka, ti spingono. Però sai cosa, Francesco, avere due competizioni che tu metti sullo stesso livello, come Champions League e campionato, e avere lo stress dei giocatori che vogliono fare la Champions League, non è facile caricare per aprile o maggio, dove tu ipoteticamente potresti andare in finale, perdendo la speranza. Io do due notizie. Uno, che è finito il tempo. Sì. La seconda notizia è che anche oggi siamo riusciti a non parlare della partita. Ma per scaramanzia l'abbiamo fatto. Non... Siamo ai saluti? Sì. No, dai, niente. Allora, auguri a tutti di vivere un bel weekend sereno e tranquillo, forza Napoli, e basta questo calciomercato a gennaio, pensiamo alla nostra squadra e al nostro campionato, basta così. Francesco? Io sono dell'idea che bisogna adesso ancora di più essere coesi, società, squadra, tifosi, presidente, magari è antipatico, è romano, non è simpatico come era simpatico il primo Ferlaino, è il nostro presidente, non ce ne sono altri. E soprattutto in Europa League contro il Lipsia, la squadra lì. Buonasera. Questo programma è stato offerto da...